Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti al TG Cronache, che cominciamo ancora oggi con quello che a tutti gli effetti sta diventando davvero un caso politico, uno scontro politico e istituzionale, quello sulle ONG che soccorrono i migranti in mare. Una settimana fa, le ricordate le parole dure del procuratore capo di Catania, che aveva parlato di contatti tra alcune ONG e i trafficanti in Libia. È intervenuta da subito la politica, prima Di Maio, che aveva appunto difeso le parole di Zuccaro, oggi stessa linea quella del ministro degli esteri Alfano, più cauto il premier Gentiloni, ed è una polemica nella quale è entrato e si è inserito anche il Vaticano. In tutto questo è un caso che approderà in settimana, già il prossimo mercoledì, al Consiglio Superiore della Magistratura. Iniziamo. Un fenomeno che si intreccia. L'ultimo rimbrotto al procuratore di Catania Zuccaro, autore della controversa dichiarazione sull'ipotesi di accordi economici tra scafisti e organizzazioni non governative, viene dal presidente del Senato Pietro Grasso, un tempo anche lui magistrato. Il procuratore di Catania ha sbagliato, ha detto Grasso, bisogna parlare delle indagini quando sono concluse e non quando sono in corso. Prima di lui la presidente della Camera, Laura Boldrini, aveva dato dell'irresponsabile via tweet al capo della procura etnea. In soccorso di Zuccaro interviene stamattina il ministro degli esteri Alfano, che si smarca dal coro di critiche. Io do 100% di ragione al procuratore di Catania perché ha posto una questione vera, occorre andare fino in fondo. Il premier Gentiloni prova a smorzare le polemiche. Senza il lavoro del volontariato l'Italia sarebbe più povera. Se poi ci sono da parte della magistratura delle informazioni specifiche, credibili e attendibili, non sarà certo il governo a contrastare. Insomma, l'intervista del procuratore di Catania su presunti finanziamenti tra le organizzazioni non governative e trafficanti di esseri umani ha scatenato un vespaio ed è diventata caso politico. Tutti, pro o contro, chiedono indagini approfondite. Il caso finirà mercoledì prossimo all'esame del Consiglio Superiore della Magistratura. Il ministro della Giustizia Orlando ha precisato che, pur se inopportune, nelle dichiarazioni di Zuccaro non ci sarebbero profili disciplinari. A prendere le difese del procuratore il centrodestra, la Lega, il Movimento 5 Stelle, col vicepresidente della Camera Di Maio, che insiste, c'è lo spettro che possa esistere chi specula sulle vite dei migranti. C'è un procuratore che ha delle prove ma non le può usare, ha detto. La nostra solidarietà va sempre ai giudici, quindi anche al procuratore di Catania. Dice invece l'ex premier Renzi su Facebook, se c'è un problema con qualche organizzazione non governativa si risolve il problema e si punisce quella ONG. Nelle polemiche si inserisce anche il Vaticano, con voce non univoca. Da una parte l'Osservatore Romano, organo della Santa Sede, che sembra dar credito all'allarme di Zuccaro di taglio diverso l'avvenire, col titolo schierato a favore delle organizzazioni non governative. E allora l'arrivo dei migranti sulle nostre coste richiama un tema su tutti, che è quello dell'accoglienza, tema con il quale si confrontano moltissime città italiane, alcune più di altre, per esempio Milano, che rischia il collasso, i cui centri di accoglienza sono ormai pieni. E proprio a Milano e nei centri, a incontrare quei sindaci dell'Interland della città, è arrivato il ministro degli interni Minniti, quei sindaci appunto, lo dicevamo, che sono più coinvolti nell'accoglienza. Sesto San Giovanni, primo comune della cintura milanese. Qui, dove lo scorso dicembre è stato neutralizzato Anis Amri, il killer di Berlino ricercato in mezza Europa, dove sta per sorgere una nuova moschea, la più grande del nord Italia, già al centro di polemiche, e dove a giugno si andrà a votare per il nuovo sindaco, il ministro dell'interno Marco Minniti è venuto a incontrare i primi cittadini dell'area nord di Milano per ribadire l'urgenza di un nuovo modello di sicurezza nel nostro paese, tema che ha incontrato la contestazione di un piccolo gruppo del centro sociale Il Cantiere. Se io voglio costruire un moderno controllo del territorio che sia all'altezza di essere capace di registrare i movimenti sul territorio, devono farlo attraverso un'alleanza strategica con i sindaci.
Un modello che, alla luce anche dei decreti Minniti Orlando del 12 aprile scorso, però non può prescindere dalle richieste del prefetto Lamorgese in tema di accoglienza. 3 stranieri ogni 1000 abitanti, visto che ci sono almeno 100 comuni dell'Interland che non ne accolgono nessuno, a fronte di altre città, prima fra tutte Milano, che ne ospita 3600. Il protocollo ha già messo sul piede di guerra i sindaci del centrodestra, che di fronte ai tanti guai del welfare hanno fatto sapere che non accoglieranno nemmeno un profugo. Altri sindaci hanno aperto un coordinamento per il confronto con la prefettura e anche quelli del centro-sinistra, vicini al governo, hanno fatto sapere che hanno delle richieste ben precise. La tempistica per sbloccare la loro situazione è una tempistica troppo lunga, sono ragazzi giovani e in qualche modo hanno bisogno comunque di avere la possibilità di avere delle risposte in tempi certi. Non solo l'identificazione, anche il numero dei posti letto nei centri d'accoglienza è diventato un problema. Palazzo Marino ha fatto sapere che l'hub di via San Martini, la porta principale per l'accoglienza a Milano, non ospiterà più transitanti ma solo richiedenti asilo e che i letti adesso passeranno da 300 a 130. Così vuole anche il sindaco di Bresso. Se il progetto è quello di creare un'accoglienza diffusa, bisogna superare anche l'idea che questi CAS, questi hub, hanno svolto nella fase emergenziale. Ora bisogna definire un'organizzazione diversa e maggiormente efficiente. L'obiettivo del governo, ha ricordato ieri Minniti, è quello di superare i grandi centri d'accoglienza poco inclini all'integrazione, tenendo insieme il diritto di chi accoglie con quello di chi viene accolto. E dunque un tema cruciale, un tema che sarà centrale anche nel prossimo G7 di Taormina, il vertice dei capi di Stato e di Governo previsto per il prossimo 26 e 27 maggio. Adesso attenzione sulla sicurezza, sono stati rafforzati nella cittadina siciliana tutti i dispositivi di sicurezza e oggi a Taormina, sopralluogo del ministro Alfano. Grandi sorrisi e ostentazione di ottimismo. Taormina e il G7 sono un connubio di successo. Angelino Alfano non ha dubbi. Manca ormai pochissimo, meno di un mese, e il sopralluogo di questa mattina sembra lasciare pienamente soddisfatto il ministro degli esteri. Mi pare che tutto vada per il meglio. Sarà un grande giorno per la Sicilia. E sono convinto che andando bene questo G7 la Sicilia sarà naturalmente candidata a grandissimi nuovi eventi per il futuro. Quando arriva a metà mattinata Alfano si infila rapidamente in comune dove fa il punto della situazione con questore e prefetto di Messina, sindaco di Taormina e il commissario straordinario del governo Riccardo Carpino che in precedenza si era sbilanciato nella previsione di un completamento dei lavori addirittura anticipato rispetto alla scadenza del G7. No, confermo che non ho e non ho trovato la bacchetta. Magica. L'unica cosa che ho trovato al di là della mia è stata una fortissima motivazione di tutti quelli che hanno lavorato con me e che stanno continuando a lavorare con me senza soluzione di continuità e soprattutto uno sforzo corale che è sopraggiunto un po' in itinere, uno sforzo corale dei vigili del fuoco, dell'aeronautica militare che tutti stanno tendendo a certi risultati come voi vedete anche qua. Dal comune al teatro greco antico, passando per vicoli e vicoletti, il ministro è andato a stringere le mani agli operai che hanno quasi completato i lavori di messa in sicurezza del teatro e domani consegneranno la struttura nei tempi previsti. E se i lavori non sembrano preoccupare il governo, il versante della sicurezza invece tiene innanzi a Palazzo Chigi. Così ieri è stato approvato un decreto che rafforza i dispositivi in vista del vertice del 26 e 27 maggio in Sicilia, a vigilare sull'incontro dei leader dei 7 maggiori paesi industrializzati della terra ci saranno quasi 10.000 agenti, 9.950 per l'esattezza, con un incremento rispetto al precedente stanziamento di quasi 3.000 unità. E alla lista degli obiettivi sensibili si è aggiunta anche la funivia che dal mare di Giardini Naxos porta i turisti su a Taormina. Nei giorni del G7 non funzionerà, così come la stazione ferroviaria, chiusa per G7. Le mani della Camorra sulle case popolari di Napoli. Nell'ultima operazione dei carabinieri è stato svelato quello che sembra un nuovo fenomeno da parte della Camorra che cerca di sottrarre le case popolari ai legittimi assegnatari e poi li trasforma in bunker o appunto nascondigli per le armi.
Bunker degli spacciatori camorristi nelle case popolari a Napoli. L'occupazione abusiva di alloggi pubblici, nonostante i controlli del comune, è fatto noto. Ma ora i carabinieri, con due distinte operazioni nelle ultime 48 ore, hanno fatto luce su un nuovo fenomeno che sta prendendo piede nelle logiche della camorra. Case sottratte dai camorristi a legittimi assegnatari e all'insaputa del comune per farne bunker dove organizzare i summit del clan o nascondigli per armi e droga o per addirittura venderle. Nel rione Traiano, periferia occidentale, in questo appartamento di edilizia popolare, i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno trovato e sequestrato numerose armi e munizioni, oltre ad una serie di attrezzi per confezionare droga. Due persone sono state arrestate, si tratta di due pusher che svolgevano attività di spaccio poco distante dall'appartamento dove hanno fatto irruzione i carabinieri. Chi abita in questa casa popolare, a chi appartengono le armi e la droga rinvenute? Dagli accertamenti fatti risulta che il legittimo assegnatario di questa casa è deceduto, ma a quanto pare nessuno ne sa nulla. Morto l'inquilino, la camorra si sarebbe letteralmente appropriata dell'appartamento, come è accaduto anche in altri casi, secondo quanto emerge dalle numerose indagini della Direzione Distrettuale Antimafia Napoletana. Proprio ieri a Pianura tre personaggi di spicco del clan Pesce Marfella sono stati arrestati per tentata estorsione aggravata dalle finalità mafiose, per aver tentato di sottrarre con continue minacce una casa popolare ad una famiglia che la occupava legittimamente. Alla fine l'inquilino ha restituito le chiavi alle autorità preposte e ha scelto la via della fuga per quieto vivere. A quel punto i tre si sarebbero presi di forza l'appartamento, che hanno venduto per 17.000 euro ad un ignaro acquirente. Ma non finisce qui: i gregari del clan volevano altre 8.000 euro e hanno minacciato i familiari dell'acquirente con appostamenti e pedinamenti sotto casa. O pagate di più o ve ne andate, era la minaccia, fino all'intervento dei carabinieri in seguito alla denuncia della vittima, che comunque adesso dovrà lasciare ad un legittimo assegnatario l'alloggio di edilizia popolare comprato illegittimamente dalla camorra. Andiamo alla Spezia, dove questa mattina i carabinieri hanno smantellato una cellula neonazista composta da sei persone, tutte poco più che ventenni. Sono accusate di associazione finalizzata all'incitamento, alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e nazionali. Per tre di loro è scattato l'obbligo di dimora. I militanti di ultradestra avevano creato un loro gruppo denominato Autonomi Naziski in La Spezia e organizzavano ronde illegali e punitive nei confronti di cittadini extracomunitari e filmavano con il cellulare i loro atti vandalici, come gli incendi appiccati ai raccoglitori di indumenti usati della Caritas e un macchinario di una cava. Sarebbero stati loro a imbrattare i muri con scritte e simboli nazisti della sede del Partito Democratico della città. Nelle perquisizioni trovate anche armi bianche, munizioni e armi bianche come questi tirapugni con coltelli, ma anche istruzioni su come fabbricare bombe rudimentali. E adesso lo sport, tutto in una notte, questa notte a Wembley, l'incontro di box che incoronerà il campione di pesi massimi, guardate. È una notte memorabile, sembra di essere tornati ai tempi di Muhammad Ali e Foreman quando eravamo re. Anthony Joshua contro Vladimir Klitschko, in gioco c'è la corona di pesi massimi, ma anche qualcosa di più, e riguarda la sopravvivenza di uno sport che negli ultimi 20 anni ha subito un declino inesorabile. Joshua e Klitschko in comune hanno solo l'altezza, 1,98 m, storie diverse le loro. Il primo ha 27 anni, inglese, con origini nigeriane, lineamenti gentili e un destro terrificante. Ha un hobby particolare per un pugile, scrivere poesie. Il suo modo di combattere ricorda quello di Ali, velocità e astuzia. Nel Regno Unito sono pazzi per lui, 7 anni fa finì in carcere perché nella sua auto furono trovati 200 grammi di hashish. Si dichiarò colpevole, fu sospeso dalla squadra inglese e condannato a 12 mesi di servizi sociali. Ha cominciato a boxare quando aveva già compiuto 18 anni perché da ragazzo sognava di fare il calciatore. In Italia Joshua se lo ricordano bene in tanti perché alle Olimpiadi di Londra 2012 batté Roberto Camarelle in un match dal verdetto a dir poco discutibile. Da allora però non ha più perso un incontro, 18 vittorie, tutte per KO, gloria, soldi e titolo mondiale. Vladimir Klitschko ha 41 anni, alle spalle una carriera lunghissima, ha combattuto 64 volte, il bilancio è di 60 vittorie e 4 sconfitte. Il suo giro d'affari è stimabile intorno ai 300 milioni di dollari, è un grande incassatore con un sinistro micidiale. Nei giorni scorsi, durante le operazioni al peso, è apparso in grande forma. Ha mostrato a tutti una chiavetta USB, qui dentro ha detto c'è la soluzione del match. La registrazione è della settimana scorsa, la porterò sul ring sigillata nel mio accappatoio.
un colpo d'effetto il suo. Joshua ha detto di guardare all'America, gli USA sono la Mecca della box, sono pronto a conquistarla. Tutti dicono che sono invincibile, ma la verità è che nel pugilato basta un secondo a cambiare tutto. Anche la cornice è qualcosa di mitico, si combatterà infatti nello stadio di Wembley davanti a 90.000 spettatori, che non li fa neanche il calcio. Intorno al match girano ben 60 milioni di euro e i due sfidanti percepiranno una borsa di circa 18 milioni a testa. Allora noi ci fermiamo qui, l'informazione torna con il telegiornale questa sera alle 20, il TG Cronache domani dopo il TG delle 13.30. Buona giornata.